Bene, intanto buongiorno a tutti e grazie di essere qui, grazie di essere qui ai miei uffici ovviamente, al mondo della stampa che ci sta seguendo anche online, oltre a, che in presenza, e a tutti i protagonisti di questo che secondo me è stato ed è e continuerà a essere un progetto, un'iniziativa molto nobile, uso questo termine, molto nobile, molto interessante ed molto importante, perché molto spesso si mettono in campo iniziative vocate e finalizzate giustamente all'orientamento per quel che riguarda la ricerca di lavoro e il conseguimento, diciamo, di attività lavorative. Lo si fa nei modi più disparati, lo si fa nei modi ovviamente anche più opportuni, tramite corsi di formazione e quant'altro, e a volte magari non ci si sofferma invece su determinate caratteristiche di chi cerca lavoro, di chi intende reinserirsi nel mondo del lavoro, che possono essere alcune volte persone svantaggiate, possono essere alcune persone che hanno avuto problematiche di vita o alcune persone che in questo caso, appunto donne che hanno subito un intervento di carcinoma al seno, che hanno avuto uno stop, tra virgolette, nel loro percorso di vita e hanno avuto un percorso indubbiamente più difficile di quello che lo è per una persona che non ha subito questo tipo di situazione. Di conseguenza questa particolarità, secondo noi, merita un'attenzione, merita un sostegno, merita un approfondimento, merita un accompagnamento per il reinserimento nel mondo del lavoro nel miglior modo possibile, nella maniera più opportuna, per chi già magari un lavoro lo aveva o in proprio per una propria attività o anche da dipendente in qualche ente o in qualche situazione lavorativa, ed ancora di più o comunque in egual misura chi magari invece il lavoro non lo aveva ed era magari alla ricerca e in egual misura ha avuto un attimo uno stop forzato a quella che era una ricerca, un mettersi in campo, un ricercare, insomma, di inserirsi nel mondo del lavoro. Ecco, queste persone che hanno avuto questo brutto contrattempo nella vita, come purtroppo succede in tanti casi, a noi meritano un'attenzione particolare. Questa idea, io per onestà intellettuale, devo dire che era venuta all'assessore che mi ha preceduto come idea, pochi mesi prima delle elezioni che sono state l'anno scorso a settembre. Poi questa cosa nella frenesia elettorale di fine legislatura non era stata, diciamo, portata avanti, non era stata finanziata, non era stata, diciamo, conclusa. Insediatomi da assessore ad ottobre dello scorso anno, la dottoressa Maestri mi ha portato a conoscenza di questa iniziativa che era stata pensata, l'ho ritenuta molto interessante, l'abbiamo ripresa, l'abbiamo finanziata, l'abbiamo approvata e abbiamo messo in campo quanto era necessario, cioè un bando, eccetera. È aperta ovviamente a tutto il territorio regionale, suddiviso per province, questo lo sappiamo benissimo. Occorreva, diciamo così, mettere insieme esperienze diverse per poterla, diciamo, portare avanti e proporre con enti capofila che devono essere o università o enti di ricerca o le ASUR provinciali. Così è avvenuto, poi c'è l'ausilio del terzo settore, c'è l'ausilio della cooperazione, ecco, quelle sono cose, diciamo così, che arricchiscono, diciamo così, l'offerta, ma i capofila devono essere ASUR o enti di ricerca o le università. Così è stato, noi quindi a questo punto siamo a intraprendere il percorso, quello reale, non quindi quello impostato a modo di progetto, ma quello reale. Qui stamattina abbiamo le cinque realtà che si sono aggiudicati, diciamo così, i cinque bandi, uno per provincia, poi magari ce lo descrivete anche singolarmente, no? Le varie situazioni capofila che portano avanti questo percorso, in modo che capiamo e facciamo capire meglio anche come lo abbiamo impostato. E poi è chiaro che noi seguiremo, come giusto che sia, passo passo tutta l'evoluzione, perché non è che dobbiamo dare giudizi, non si tratta di questo, però ci teniamo che questo percorso poi venga portato nel miglior modo possibile, anche con la collaborazione dovuta da parte nostra, a compimento, nel senso che le persone che oggi si sono, diciamo, proposte per poter chiedere questo accompagnamento, questo sostegno, diciamo, e nel reinserimento o nella ricerca di lavoro, poi abbiano anche di fatto un sostegno reale ed una finalità reale realizzata. Ecco, non poi prendere al 100% i risultati è sempre difficile, questo lo sappiamo benissimo, però ovviamente è interesse di tutti
e di chi ha ideato questo percorso, soprattutto sincerarsi che le cose comunque siano ben finalizzate e ben portate a compimento. Su questo non mi capite male, non che io abbia dei dubbi sulle buone capacità, le buone volontà, però insieme dobbiamo vedere anche che il risultato sia effettivamente colto nel pieno delle nostre, diciamo così, prerogative. Bene, io mi fermo, adesso lascio un attimo agli uffici su alcune questioni più pratiche, più tecniche, sulle quali magari io ho maggior difficoltà a entrarvi, e poi invece ci tengo particolarmente a sentire dai diretti interessati un attimo come hanno impostato il lavoro e come, con quale finalità, appunto, anche con quale partecipazione di donne che hanno, no, fatto questo tipo di domanda, questo tipo di richiesta, come intendiamo portarla avanti. Prego Roberto. Eccomi. Grazie Assessore, io la finalità era quella di dare la voce a voi, ovviamente di descrivere anche se sinteticamente i vostri progetti, però ci tenevo a mettere in evidenza un po' il percorso che ha portato alla realizzazione di questo progetto, quindi il lavoro che ha svolto la struttura. Ringrazio anche la collega Simona Pasqualini, lei che più che altro ha dedicato il suo lavoro in questi mesi all'uscita di questo bando. È un intervento più volte detto nuovo, mirato. Perché mirato? Perché di norma, non so se sapete, il Fondo Sociale Europeo fino ad oggi ha finanziato sempre dei progetti dedicati a target piuttosto ampi di popolazione in disagio nel mercato del lavoro, lontana dal mercato del lavoro, donne, giovani, disoccupati. Qui invece parliamo di un intervento mirato a una categoria specifica di persone che hanno ovviamente dovuto subire, lo dicevo, un contrattempo, un forte ostacolo nel proprio percorso familiare, lavorativo, sociale, donne con pregresso carcinoma mammario. È un'iniziativa nuova anche nel panorama italiano delle misure del Fondo Sociale Europeo. Ci abbiamo investito ed è stato tanto più sfidante questo lavoro perché siamo alla fine della programmazione. Di norma, quando ci avviciniamo alla fine di un ciclo di programmazione europeo, si consolidano i risultati già ottenuti, non si cerca di non cimentarsi su misure sperimentali che non si sa poi che esiti possano avere, che risultati, perché dobbiamo utilizzare tutte le risorse che ci rimangono. Questa volta invece noi abbiamo tentato, abbiamo avuto un pochino arrischiato una misura nuova, però il riscontro che abbiamo avuto in effetti è stato molto positivo. I progetti che abbiamo approvato rappresentano anche un modello di collaborazione interistituzionale, perché lavoriamo, Regione lavora con altre amministrazioni, con altri operatori, quindi è una esperienza significativa nuova. In più corrispondono integralmente a quella che era la logica dell'avviso, mettere insieme più operatori pubblici e privati che lavorano nell'ambito di progetti, indagini, studi per il miglioramento della vita delle donne e rivolgersi a come destinatari alle donne, ma sia occupate sia disoccupate. I progetti infatti rispondono in questo perché tutti prevedono un buon numero di donne che poi saranno inserite o reinserite, sia occupate sia disoccupate. Quasi tutti i casi in misura pressoché paritetica, quindi hanno una misura quasi uguale le donne occupate e le donne disoccupate, sapendo che i progetti devono intervenire con attività e servizi diversificati a seconda del target di donne, perché così prevedeva l'avviso, una prima fase più generalizzata di informazione, orientamento, consulenza e poi al termine della prima fase, comunque mi sembra anche contestualmente, l'offerta di servizi più di politica attiva del lavoro, che sono per le donne disoccupate delle borse lavoro che verranno realizzate presso delle aziende ospitanti, per le donne occupate invece un'attività più di riqualificazione delle competenze e di formazione. Quindi i progetti sono tutti in linea, completamente in linea con l'avviso. Come diceva l'assessore, è ovvio che tutto il percorso verrà costantemente monitorato dalla Regione e quindi tutti gli step previsti dai progetti, nonché anche le spese previste nei conti economici presentati, saranno monitorate perché dovranno essere in linea per avere poi l'erogazione del contributo finale. Siamo in una fase in cui abbiamo uno step proprio prossimo, il 2 di ottobre, che è l'avvio del progetto, di tutti i progetti tranne che per una provincia, cioè per un progetto provinciale che è quello di Fermo, che aveva tempi un pochino più lunghi perché è stato presentato dopo. Non so se tu Simona, io ho detto a grandi linee tutto quello che ha caratterizzato il percorso dell'assessorato e della struttura, se ci sono degli elementi tecnici
che tu, Simona, vuoi mettere in evidenza, tipo il 2 ottobre, adesso cosa succede, cosa ci devono mandare. Buongiorno a tutti. Beh, adesso io dal punto di vista tecnico non so se questa serie no, è adatta da qualche elemento. Possibilità cioè di inserimento lavorativo di queste donne che dopo un percorso di borse lavoro possono comunque, oltre a aggiungere competenze del proprio curriculum, avere possibilità maggiori per l'inserimento futuro lavorativo. E questo è stato un dato importante che noi abbiamo voluto mettere in questo avviso, in più anche la copertura territoriale, cioè è un bando che prevede che tutte le province siano coperte, non è un bando come facciamo altri che sono bandi regionali, per cui chi arriva prima, comunque un criterio era appunto che tutte le province venissero rappresentate. E quindi ecco, io dal punto di vista tecnico questo è il prossimo step. Infatti. No, ma non è che ci penso, io ci terrei che adesso una per volta, non so neanche con quale scaletta, se vogliamo andare sud verso nord, no, si va a sentire, andiamo da sud verso nord, le capofila, le rappresentanti quindi dell'ente capofila, non so bene, ce l'ho in tasca, ma non è che sta a me elencarle, poi ce lo dite voi. Qual è quindi l'ente, quali sono gli enti che ne hanno fatto parte, con quale specificità e anche attualmente magari con quali tipi di richieste, con la base di partenza su quale stiamo lavorando. Non vi chiedo di essere brevissimi di prassi, ma perché di fatto altrimenti stiamo qui fino a domani, però il minimo che serve per poter illustrarci queste cose. Servono a me anche per capire meglio, ma servono anche a chi ci ascolta ovviamente. Quindi non so, cominciamo da Ascoli. Sì. Eccoci. Prego, qua. No, ma avete di organizzare adesso? Buongiorno, ringrazio a nome del capofila, che in questo caso è la Sor Area Vasta 5, e io sono qui per conto in nome dello IOM, che è l'associazione referente della progettualità e dell'esecuzione della stessa, e porto i saluti della Presidente Ludovica, che purtroppo oggi non è potuta essere presente. Il progetto presentato ha la peculiarità e anche la forza della rete con la quale è stata pensata. Infatti lo IOM, come dire, appoggiato dall'ASUR, ha coinvolto sul territorio le associazioni di categoria proprio per favorire l'inserimento e quindi con loro progettare una rete che sul territorio fosse il più capillare possibile. La rete è composta da Confindustria, Coldiretti e CNA per quanto riguarda le associazioni di categoria, e inoltre ci sono due associazioni, una cooperativa, la cooperativa Cirenei, che rappresenta un pochino il mondo del no profit e quello che può essere anche un inserimento, oltre che nel profit anche nel no profit, e l'associazione Next, che si occuperà invece della formazione digitale delle donne. E le progettualità che si sono pensate sono volte proprio a questo accompagnamento, non solo previo ma anche in itinere e successivo di coaching e tutorato, proprio al fine di restituire alla donna la possibilità di inserirsi sia come un lavoro dipendente ma sia anche promuovere un lavoro autonomo. Sicuramente è un progetto ambizioso anche per il nostro territorio, che si è visto un pochino in difficoltà da un punto di vista occupazionale, e ulteriormente per queste donne anche più difficile un inserimento, soprattutto dopo magari un evento che può essere traumatico e quindi difficile. Quindi ci si augura con questa rete, che sicuramente sarà impegnativa perché è una progettazione articolata da svolgere all'interno di un anno, di poter realizzare il più possibile e permettere soprattutto questa continuità nel tempo anche con questa rete che grazie a questo progetto si è costituita, che quindi sia solo il primo step per poi proseguire in queste attività dove tutte quante si sono sensibilizzate. Grazie. No, per un attimo, perché in realtà io sono Rossana. No, io sono Ancona, Università Politecnica delle Marche, quindi Rossana Berardi, piacere, e mi
mi congratulo anche per questa opportunità che l'assessore e tutto lo staff ci sta dando di confronto e di condivisione dei progetti. Abbiamo avuto occasione nei minuti precedenti di confrontarci e già sono nate idee, quindi abbiamo già realizzato e superato con il pensiero quello che si potrà fare anche in futuro. Dunque, io parlo per conto del progetto della Revassa di Fermo perché presento come capofila dell'Università Politecnica delle Marche una progettualità pienamente condivisa con la Revassa di Fermo, in modo particolare l'oncologia di Fermo, e con qui abbiamo presente la dottoressa Petrelli, il servizio che si occupa delle progettualità europee che lei, diciamo, di cui lei è responsabile. E gli altri partner coinvolti sono la Compagnia delle Opere che ha, diciamo, il compito importante, lo ha già espletato, di trovare le aziende ospitanti per il reinserimento lavorativo, e sempre Onlus, che è un'associazione di volontariato che si occupa in modo particolare del supporto psico-oncologico. Il nostro progetto prevede l'inserimento di 12 donne in ambito di occupazione, quindi disoccupate, e di 20 donne invece già occupate come formazione, ma in realtà, poiché la mission dell'Università Politecnica delle Marche è anche quella di formazione da un lato e di ricerca dall'altro, e considerato che insiste in Ancona, insiste in Fermo una breast unit, quella di Ancona in particolare anche la referente all'interno nazionale, diciamo, per le Marche di Seno Network, abbiamo pensato di utilizzare questa importante opportunità di reinserimento delle donne formandole da un lato e formandole non soltanto sull'aspetto anche relativo ai loro bisogni di salute, ma anche relativo alla capacità di elaborare soft skills che potrebbero risultare poi utili per il futuro lavoro o l'eventuale progressione di carriera. Dall'altro lato abbiamo pensato di fotografare la realtà valendoci anche delle breast unit, perché c'è un dato che manca a livello nazionale. Noi sappiamo che sono 834.000 circa le donne che convivono con una diagnosi di cancro. Nelle Marche le nuove donne, nuova incidenza, diciamo, di patologia oncologica a livello mammario è di circa 1.300 qualcosa di più pazienti all'anno, quindi un bisogno importante. La metà di queste in età lavorativa, e ci sono dei dati europei molto solidi che dicono che il reinserimento lavorativo dopo la diagnosi di cancro oscilla dal 42% dell'Olanda all'82% della Francia e di altre, e dell'Inghilterra in particolare, passando per un 52% della Germania. In Italia questi dati ce li abbiamo un po' obsoleti, e utilizzeremo questa opportunità per fotografare meglio la realtà perlomeno della nostra, diciamo, area, ma già abbiamo condiviso che si potrebbe estendere anche agli altri progetti la possibilità di condurre una ricerca sul disagio socio-occupazionale da un lato e sul disagio psico-oncologico dall'altro, attraverso la somministrazione di questionari e l'analisi di quei parametri che possono essere importanti dal punto di vista lavorativo. Lo faremo in collaborazione con il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia e con il magnifico rettore che ci ha guidato anche in questo, diciamo, percorso. Io mi fermo qui, penso di aver dato in sintesi un po' gli elementi più importanti della progettualità, però diciamo che in realtà è molto più corposa di quello che magari siamo riusciti ad esprimere ovviamente a parole. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Barbara Re, sono dell'Università di Camerino. Innanzitutto vorrei ringraziare la Regione e l'Assessore per l'attenzione al nostro progetto e tutto l'ufficio che ci ha supportato veramente tanto durante la progettazione, e penso che anche gli altri progetti diciamo, hanno testimonianza del lavoro che avete fatto, quindi grazie. Io sono in rappresentanza del progetto della provincia di Macerata, l'Università di Camerino è la coordinatrice del progetto, insieme all'Area Vasta 3 che è qui oggi con noi, che ringrazio per la presenza, ci ha supportato e accompagnato in questo viaggio, insieme al reparto di oncologia dell'ospedale di Macerata, e COSMARCHE come ente di formazione sul territorio, e l'associazione Le Orchidee con sede a Coridonia, che aveva già da qualche anno attivato questa attività di counseling insieme al reparto dell'ospedale di Macerata, il reparto di oncologia dell'ospedale di Macerata. Allora, il nostro progetto si rivolge a 12 donne disoccupate e 20 donne occupate. Per quanto riguarda le aziende, abbiamo 14 aziende già, diciamo, in pista, ma anche l'appoggio e il supporto dei 3 centri per l'impiego, quindi della provincia, Macerata, Civitanova e Fiorentino. Quindi con loro abbiamo già accordi per poter provare a allargare la rete, per far sì che effettivamente l'esigenza della donna, che poi avrà un profilo
sia soddisfatta dalla giusta azienda. Questo ci teniamo particolarmente. Il focus del progetto è legato al digitale. In questo momento la tecnologia è indispensabile, il Covid ce l'ha dimostrato. Il nostro interesse come università sul tema del digitale e l'impegno sul tema del digitale è da sempre, diciamo, stato sottolineato. Crediamo che quel settore più di altri possa occupare. E purtroppo, se vediamo i dati nazionali, a fronte di un tasso di disoccupazione molto alto lato femminile, abbiamo una richiesta di occupati nel digitale molto alta. Quindi noi ci siamo voluti concentrare su questo, dare una formazione dedicata nell'ambito del digitale. È chiaro che poi, diciamo, azioni legate invece a soft skill piuttosto che altri aspetti sono inseriti nel progetto perché servono e sono importanti. Però credevamo che coinvolgere le aziende del digitale, ma anche quelle che lavorano in altri settori, ma sul digitale lavorano comunque, perché il digitale trasversale poteva dare una marcia in più per poter occupare veramente queste donne, e questo era un po' il nostro impegno. Io approfitto di oggi e spero che con tutti i coordinatori si possa fare rete, perché credo che sia stata una bellissima iniziativa e un'opportunità per tutti i nostri territori, quindi mi auguro che ci sia veramente la possibilità di creare una sinergia su questo bando più che su tanti altri. Grazie. Ancora? Buongiorno a tutti, sono Rosarita Silva, sono il direttore dell'oncologia dell'Area Vasta 2 con sede a Fabriano. Allora, io parto da una premessa che secondo me ha incontrato la sensibilità della regione. Una paziente una volta disse: l'unico modo che conosco per vivere è lavorare. E quindi il rientro al lavoro è un aspetto veramente di fondamentale importanza per donne che hanno superato o che stanno incontrando un tumore alla mammella. Quindi grazie veramente alla Regione per aver avuto questa sensibilità di affrontare questo problema. Problema che, come diceva la professoressa Berardi, è in questo momento obsoleto. Il ritorno al lavoro è qualcosa di poco considerato. Quando abbiamo visto questo bando, la nostra unità operativa è fortemente appoggiata da un'associazione ONLUS sul territorio, che è l'Associazione Oncologica Fabrianese. Ne abbiamo discusso insieme, abbiamo pensato di partecipare a questo bando con un progetto che appunto coinvolge donne occupate e donne non occupate. Nel nostro territorio in questo momento ci sono alcuni problemi che riguardano proprio l'occupazione, però da questo bando e sederci a tavola e ragionare proprio su questo aspetto ci ha portato a elaborare un progetto di cui vorrei che parlasse brevemente il presidente dell'Associazione Oncologica Fabrianese, dottor Saitta, con cui abbiamo condiviso, perché da noi come operatori sul campo è nata l'esigenza di partecipare a questo bando, creando il problema, e quindi dall'Associazione Oncologica e da altre associazioni che ci supportano in questo progetto è venuto poi il percorso di come affrontare. Abbiamo già selezionato le donne, il 20 avremo la prima riunione operativa con le donne, proprio per progettare da una parte un empowerment delle donne che lavorano per cercare di progettare la carriera, il futuro, dall'altra parte favorire l'inserimento in chi in questo momento non è occupato. Devo dire che questo è un punto di partenza, perché è un problema che necessita di sensibilità, ma non soltanto la sensibilità dei professionisti, la sensibilità delle associazioni, ma anche la sensibilità degli ambienti di lavoro, la sensibilità dei datori di lavoro, la sensibilità dei medici competenti, proprio perché ci sono dei problemi che possono essere nel reinserimento legati o a un'eccessiva, come dire, vicinanza o una discriminazione. Quindi sono i due estremi di problemi che incontrano le donne. Quindi aprire una finestra su questo problema è stato veramente è un elemento di grande importanza e di grande innovatività. Posso dirlo, sono consigliere nazionale del Collegio Italiano degli Oncologi Medici Ospedalieri, ho portato questa sensibilità della Regione Marche e c'è stato veramente un grandissimo apprezzamento. Quindi grazie davvero. E Giorgio, se vuoi.
Due parole per voi. Certo, sono Giorgio Setta, sono un medico del lavoro. E, questo progetto ci ha colpito moltissimo. Noi ringraziamo anzitutto l'assessore che ha portato avanti questo progetto con determinazione. E abbiamo messo insieme tutta una serie di realtà, cominciando dalla Meccano, come che rappresenta le aziende, dalla Düring, che è una società che si occupa di lavoratori di sistema di progettazione di lavoro in Italia, dalla Culturando, che è un'associazione che si occupa di formazione e di impostazione di nuove attività lavorative, dalla associazione Papa Giovanni XXIII, dalla Polo 9 di Ancona. E, quello che voglio dire è che, diciamo, io mi sono preoccupato di una cosa, che questo progetto non muoia una volta terminato il bando. E allora mi sono rivolto all'associazione, alla fondazione della Cassa di Risparmio di Fabriano, dicendo: io non chiedo niente se non che voi osserviate tutto il lavoro che facciamo, in maniera tale che alla fine, vedendo i dati, decidiate di continuare questo progetto, perché il problema fondamentale è non lasciarlo cadere, perché non si può fare una volta per un numero limitato di persone, ma continuarlo e vedremo, c'è la massima disponibilità della fondazione, vedremo un po' come la situazione potrà evolvere. Ancora grazie. No, sto offendendo, ma io sono molto vino, mi parlo tutti i giorni. La provincia Pesaro Urbino. Allora, sono qui a rappresentare l'Università di Urbino. Io sono Elena Barbieri, quindi docente presso la Scuola di Scienze Motorie. Sono biologa e ricercatore docente come biologia applicata. Naturalmente mi porto il manifesto dell'Università di Urbino. E questo progetto è una grande opportunità. Oggi è stato un piacere conoscere le colleghe, i colleghi, i partner che stanno collaborando. E quindi in primis il ringraziamento all'amministrazione, quindi all'assessorato e anche agli uffici che obiettivamente ci stanno dando una mano. Ci stiamo un po' denaturando a volte, no? Con gli approcci legati al decreto regionale, della giunta regionale, la delibera l'802, ormai è diventata parte del vademecum anche nostro come universitari. Il progetto per noi come focus, e anzi come prima di tutto come collaborazione, nasce con la collaborazione dell'area vasta 1 e quindi l'oncologia. Qui ringrazio la dottoressa Emilia, la rappresentanza naturalmente dell'oncologia, e la proposta di corso di formazione è un corso che è coordinato dall'Università degli Studi di Urbino. Ha ricevuto, oltre all'adesione dell'ASOR a Revasta 1, anche il sostegno delle associazioni no profit, che sono particolarmente attente a quelle che sono le iniziative di benessere e salute delle donne che hanno avuto un pregresso carcinoma mammario. In particolare capofila dell'associazione, l'associazione Golden Brain, che è parte dell'ATS che si è costituita, insieme a Eurolex, che si occupa di politiche del lavoro, che è l'agenzia accreditata dal punto di vista regionale. Ci sono anche altre associazioni che sono di supporto sul territorio nella nostra provincia, che hanno fortemente sostenuto il progetto e stanno collaborando proprio per permettere le adesioni delle pazienti. E quindi sul territorio abbiamo su Fano, che l'assessore magari conosce meglio perché conosce il territorio, Fior di Loto, Adamo, e da Pesaro noi come prima, e su Urbino abbiamo Valeria Onlus, quindi associazioni sul territorio che si stanno adoperando per le, appunto, come dicevo, per le adesioni, ma non solo.
perché il progetto prevede come focus, venendo da una scuola di scienze motorie e lavorando nell'ambito della ricerca su quello che è il beneficio indotto dall'esercizio e come il cambiamento di stile di vita possa realmente migliorare la qualità della vita della paziente in prospettiva, nella consapevolezza di un benessere percepito da parte della persona che ha avuto un trauma e una terapia e un impatto nella qualità della propria vita, noi come Dipartimento di Scienze Biomolecolari ci proponiamo con le nostre competenze a fianco dell'oncologia. E quindi in questo progetto sono 120 ore di corso articolato con le attività di consulenza orientativa, naturalmente informazione, formazione e counseling, che prevedono nello specifico non solo far conoscere i diritti del lavoro per le pazienti oncologiche, ma l'importanza dell'adozione dei corretti stili di vita, i percorsi di rieducazione funzionale, quindi le proposte, le raccomandazioni legate al cambiamento di stile di vita, quindi verso una valutazione del cambiamento, ma anche della qualità della vita. Verrà valutato con gli statistici, quindi noi proponiamo all'inizio in Fieri e al termine un test che è oggi validato in oncologia come test di qualità della vita. Questo è anche una proposta nei confronti degli altri centri, come gli statistici e gli obiettivi possono essere sinergici e confrontarci anche con questa tipologia di test che oggi in oncologia valutano una condizione polivalente della qualità della vita della donna. Quindi potrebbe essere un momento di confronto e di raccolta dati, per dei dati che in regione possono essere utili per vedere quanto un progetto di questo tipo possa realmente avere impatto sul territorio in termini anche di report e di casistica e di quanto il dedicarsi anche con un progetto che ha l'obiettivo del reinserimento lavorativo poi possa permettere anche con l'attenzione sulla qualità e il benessere della vita delle persone il miglioramento del reinserimento. Quindi la collaborazione con in ambito dell'ATS della agenzia che si occupa delle politiche del lavoro ha permesso di attualmente avere 29 domande, quindi abbiamo completato la raccolta delle adesioni. Proprio domani ci sarà il colloquio motivazionale per vedere l'eleggibilità delle persone e abbiamo le borse per 10 donne disoccupate e ci siamo estesi fino a 50 donne le disoccupate. È un numero molto elevato, molto ambizioso, perché questo progetto in realtà ha un titolo anche abbastanza mirato su quello che è il focus del nostro progetto, perché noi puntiamo sul miglioramento della qualità della vita e il benessere percepito e si intitola Resistenza dopo la tempesta, con MOVIS, Movimento e Salute oltre la cura, per ridare il giusto impiego e qualità della vita alle donne affette da tumore al seno. Questo perché? Perché c'è un progetto già in corso in collaborazione con l'oncologia, quindi Area Vasta 1, che coinvolge, ha coinvolto già un numero sul territorio di donne nella miglioramento dello stato di salute. Quindi il focus è miglioramento del setting clinico funzionale della donna e come in questa condizione realmente i professionisti dell'università e dell'oncologia sul territorio sono a disposizione e sono opportunità che le competenze sul territorio, quindi come l'università e i clinici appunto offrono, e come in questo caso questo progetto ha una chiara dimostrazione di poterla realizzare, quindi speriamo di poterci confrontare con tavoli di concerto anche con gli obiettivi così differenti però complementari nei vari gruppi. Grazie a voi. Allora, sarebbe, diciamo così, conclusa questa conferenza stampa e anche presentazione che oltretutto ha fatto particolarmente piacere innanzitutto a me, lo dico subito, per conoscere più dettagliatamente le singole realtà, i singoli progetti e i protagonisti di chi, diciamo, lo ha impostato e proposto. Non so se c'è qualcosa di particolare o che vogliate magari aggiungere o qualcosa che
altrimenti la dichiariamo chiusa, ma non voglio tarpare le ali a qualsiasi tipo di discussione. Quindi io vi dico questo, intanto a chi... intanto apprezzo da quello che già mi era stato riportato, da quello che mi avete detto stamattina e che ho ascoltato, apprezzo proprio l'impostazione che ha profonde motivazioni in chi le porta. No? Non è un qualcosa lo devo fare perché è il mio lavoro, ecco, è una profonda motivazione che vi anima, mi dà l'idea, io colgo questo, e quindi è importante, mi fa piacere dare continuità eccetera. Certo, quando si fa un progetto che lo si dichiara sperimentale tra virgolette, è sperimentale, ma lo si fa perché si colgano degli obiettivi, si dia poi effettivamente un'azione utile, no? Alla collettività o a coloro a quali è mirato. Quindi nel momento che noi vediamo che le situazioni evolvono e danno delle risposte concrete, reali e utili, sarà interesse di tutti dare anche proseguio. Quindi su questo anche la Regione Marche non si tira certo indietro, perché se poi il se lo vorrei togliere, ecco, poi quando vedremo un attimo anche i risultati, effettivamente anche gli inserimenti reali, questo non per sottovalutare tutto il percorso, perché il percorso è un percorso complesso, ascoltavo anche l'ultimo intervento, no, della dottoressa, è un percorso complesso che va accompagnato in molti modi, qui non è l'ufficio tra virgolette del lavoro, centro per l'impiego come lo si chiama, è un'altra cosa ovviamente. Non perdiamo di vista, questo lo dico e non me ne vogliate, non perdiamo di vista chi promuove l'iniziativa, che è l'assessorato al lavoro. Alla fine la motivazione tra virgolette principale è di fatto il reinserimento o la ricerca di lavoro, che non è meramente solo questo, perché sappiamo che qui affrontiamo situazioni indubbiamente complesse, però non sottovalutiamo quest'ultima, se non altro per dare legittimità all'iniziativa, nel senso che proposta dell'assessorato al lavoro non possiamo fare cose completamente diverse e basta, le cose diciamo collaterali devono essere comunque allineate, portate avanti per dare questa finalità, ripeto, al di là della legittimità che era quasi una battuta, anche se di fatto è reale, ma era quasi una battuta, però è fondamentale, importante, lo diceva il primo intervento invece, se non sbaglio, o comunque uno degli interventi, di dire che è fondamentale, la dottoressa mi pare, è fondamentale invece la ricerca proprio del reinserimento, perché danno motivazione alle persone, a tutte. Perché io sono uno di quelli che non vede molto bene il reddito di cittadinanza, nel senso che il lavoro deve essere lavoro. Il sostegno è chi perde il lavoro, è un altro discorso, quello è un sostegno. In questo caso la finalità è ridare dignità alla persona e all'opera che la persona porta avanti nella sua vita, nonostante le difficoltà che si incontrano. In questo caso è carcinoma, può essere un qualsiasi altro tipo di imprevisto che nella vita purtroppo ai noi capita spesso. Ecco, bisogna ridare dignità, forza e motivazione alle persone, in questo caso nella ricerca di lavoro, accompagnandolo con tutto quanto serve in situazioni delicate e particolari con le quali stiamo affrontando. Quindi io non solo vi ringrazio, ma voglio dirvi arrivederci, perché non per fare l'esame di fine, non per fare l'esame, ma ci terrei a rivederci da quei prossimi mesi e vedere effettivamente gli sviluppi, non per dare i voti, sei stata brava, te di meno, perché poi ci sono difficoltà diverse, situazioni diverse, particolarità diverse, però per dare una compiutezza complessiva, diciamo così, a questo progetto, e perché no, giustamente anche dargli un proseguo. Vediamo in quale forma, in quale formula, anche sarà questa nuova eventuale forma o formula nella quale continueremo ad agire, a seconda anche delle esperienze che ci faremo. Stiamo sperimentando, quindi quando si sperimenta si cerca di cogliere il miglior obiettivo preciso senza però poterlo esattamente identificare. Quindi sta a tutti noi un attimo fare poi sintesi. E vi ringrazio tantissimo di questo impegno, di questo momento e di questa presenza qui oggi. A presto, a presto.